Cartelli fai da te ad indicare la classe, ragazzi in fila, distanziati e accompagnati dagli insegnanti in classe, per qualcuno aule e scuole nuove, per tutti banchi distanziati e mascherina addosso. Anche per le centinaia di studenti del Tiguglio, la prima giornata di quest'anno scolastico è iniziata così, tra attese, incertezze, speranze e preoccupazioni. Così come per i genitori che hanno atteso con ansia questo giorno e insieme ai propri figli e alle scuole lo hanno preparato al meglio, dai più piccoli delle scuole dell'infanzia ai maturandi delle scuole superiori. Tutti hanno risposto all'appello. Qualcosa sarà sicuramente da rivedere, ma intanto essere ripartiti in presenza dopo 4 mesi di stop e la scommessa della didattica a distanza è un segnale importante. Penso che sia stato trovato il giusto equilibrio tra cura dei ragazzi e quindi tutela della salute e attenzione alla salute di tutti e alla socialità e all'educazione. Noi genitori contenti perché è iniziata la scuola, per fortuna. I bambini forse un po' meno, un po' abituati alle lunghe vacanze e al periodo scolastico concluso un po' in modo così particolare, però tutto sommato contenti di rivedere gli amici, sì, di conoscerne di nuovi. Finalmente si parte. Finalmente si parte dopo una lunga pandemia che ancora non è finita. Io spero che siano abbastanza preparati sia tutti gli istituti e siamo molto soddisfatti che oggi riparte la scuola per tutti i ragazzi che sono stati molto bravi e attenti alle disposizioni date dai decreti e auguro a tutti un in bocca al lupo. C'era attesa, c'era aspettativa anche dai più piccoli? Sì, assolutamente, erano emozionatissimi e soprattutto il più piccolo che iniziava la prima media e quindi era, diciamo che non ha dormito la notte, era un po' agitato, ha controllato le ultime cose, era sempre lì, però erano emozionati ma contenti. C'è fiducia nella continuità di quest'anno scolastico? Speranza più che fiducia, perché non sappiamo, i contagi salgono, ora noi li abbiamo istruiti, gel, mascherine, loro sanno tutto, però sono sempre poi bambini, ecco, quindi insomma, speriamo.